dobbiamo fare un po' meno delle religioni, perché sono le religioni che ci inducono ad ammazzare. Non riesco a invogliare i lettori a leggere il resto, ma grazie a te ci sono tantissimi colleghi che scrivono e danno informazioni di grande valore, e vorrei dirvi che questo premio gradito io considero che sia dato a tutto il Corriere della Sera. Quindi grazie a tutti. Sono solo un mestiero, mi dicono sono capo perché mi controllo molto. L'Arda del Terzo Millennio ha conferito il premio Le Ragioni della Nuova Politica, XIV edizione, a Paolo Maddalena, giurista tra i massimi esperti di diritto costituzionale e amministrativo. Grazie a Sara, all'associazione, grazie al Presidente Lini. Sono molto commosso di ricevere questo premio, perché io non ho ritenuto di fare altro che il mio dovere durante la mia vita. Effettivamente quello che ho potuto sottolineare, che mi è sembrato importante sottolineare, è che ambiente ed economia sono due facce della stessa medaglia. Il premio Le Ragioni della Nuova Politica, 14ª edizione, a Francesco Cavallaro, segretario generale della Confederazione Italiana dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori, esperto di economia e di diritto del lavoro. Ovviamente è molto grato felice di ricevere questo premio, mi spiace di non essere presente per un impegno precedente, non essendo stato qualche minuto Devo dire sì che il mio mondo e la mia vita professionale
personale è stata tutta dedicata alla finanza e alle assicurazioni. Ritengo che soprattutto le assicurazioni sono un po' qualcosa di sconosciuto e ancora oggi la mia voglia è di far capire quanto valore c'è nella protezione assicurativa e quindi adesso anche come Presidente di ANIA sto cercando di far capire che lo sviluppo di questo nostro paese potrebbe essere tanto più facilitato quanto più tutti scoprissimo quanto è importante proteggerci con i rischi che nella nostra vita si presentano. Allora conferisce a Fabia Baldi, donna manager impegnata nel delicato e fondamentale compito di educare le nuove generazioni. Concreta e profondamente radicata nella realtà, non perde mai la sua speciale capacità di volare. Grazie dottoressa, grazie alla dottoressa Giannone, che è capace veramente di riportare al centro dell'attenzione l'uomo, l'umanità, i tuoi sentimenti, i valori, i momenti in cui più che mai abbiamo tutti bisogno. Volevo sottolineare l'alba del terzo millennio. L'alba, quindi un augurio di rinascita, terzo millennio, inaugurazione di un nuovo corso. L'associazione culturale l'alba del terzo millennio ha conferito il premio alle ragioni della nuova politica, 14ª edizione, a Bianca Berlinguer, icona del giornalismo televisivo, dallo stile autorevole e inconfondibile. Beh, io vi ringrazio moltissimo anche perché mi ha aiutato fino adesso. Non esserci nostri affari, giustamente gli altri sono dovuti andare e mi fa davvero piacere riceverlo perché poi ho visto insomma anche altri giornalisti che apprezzo molto che l'hanno ricevuto. E poi è vero che ti è arrivato in un momento un po' di interregno, no? Nel senso che poi quando mi è stato scritto per dire che mi avevano assegnato questo premio, che non ero più direttore del TG3, ma non avevo ancora cominciato a condurre Carola Bianca. Poi, come io ho detto fin dall'inizio, a me preoccupava moltissimo perché in quella fascia oraria, diciamo 18, 25, 19, pensavo che l'informazione potesse avere grandi difficoltà a essere eseguita, invece, lo dico sempre toccando freddo, invece si è rivelata proprio come dire una fascia